No, queste pantomime di Renzi che va in Europa a dire no, non vi preoccupate, l'Italia deve fare tutto quello che deve fare, stiamo nel 3%, facciamo i nostri compiti, avete ragione voi. Poi quando risale sull'aereo per tornare a casa si mette a fare il bullo contro la burocrazia con i giornalisti italiani. Fino a quando qualche euro bidello lo riprende, gli dà uno schiaffone e lo rimette al posto suo. È esattamente il copione di questi ultimi anni, di questi ultimi mesi. Di questo semestre di presidenza europea noi ricorderemo questo, di questo semestre di presidenza europea dell'Italia alla guida dell'Unione Europea, noi ricorderemo la vergogna di un presidente della Commissione Europea coinvolto nel peggiore scandalo fiscale della storia continentale, che invece di dimettersi come dignità avrebbe voluto, sta lì a dispensare minacce all'Italia. E ricorderemo la vergogna di deputati europei, italiani, socialisti e popolari, che invece di mandarlo a casa votano per salvarlo dalle dimissioni, cioè la roba più vergognosa che si sia mai vista. Noi ricorderemo di questo semestre, anzi non ricorderemo, penso che non ricorderemo Federica Mogherini, commissario della politica estera di una Unione Europea che non ha mai avuto una politica estera, un po' come avere il commissario al teletrasporto, una cosa fighissima, però non c'è. Ricorderemo invece, e ricorderemo molto bene, che per quella poltrona inutile noi abbiamo sacrificato migliaia di imprese italiane mettendo la nostra firma sotto le vergognose sanzioni contro la Russia che stanno massacrando le nostre imprese. E dopo che ci siamo chiusi ogni sbocco ad est, dopo che ci siamo chiusi ogni sbocco ad est, adesso andiamo col piattino in mano a negoziare con Barack Obama il nuovo trattato di libero scambio USA-Unione Europea. E come se non bastasse, qualche giorno fa, qualche settimana fa, abbiamo ottenuto un altro straordinario successo, che è quello della rinuncia al gasdotto di South Stream, che dava tanto fastidio a Washington, a Berlino, a Bruxelles, perché significava una maggiore autonomia italiana nell'approvvigionamento energetico e quindi una maggiore libertà per noi. Quindi, siccome dava fastidio, abbiamo detto no, non vi preoccupate, non vogliamo niente. Noi questo abbiamo ottenuto nel semestre di presidenza italiana dell'Unione Europea. E mentre sui vincoli dell'euro non dirò più di quello che ha detto Alberto Bagnai, che è molto più preparato e competente di me, ma insomma, mentre noi siamo strozzati dai vincoli dell'euro, della gabbia ignobile delle sue regole, ci troviamo ancora gente tipo Prodi e Monti che andrebbe processata per altro tradimento, che sta lì a spiegarci che cosa dobbiamo fare. Perché guardate, oggi il terreno dello scontro politico è su questi temi qui, ha ragione Marine Le Pen. Oggi il terreno dello scontro politico è nel rapporto tra le élite e i popoli, dello scontro tra alto e basso, da una parte l'alto, no, le lobby, le oligarchie, le consorterie, la tecnocrazia, i burocrati, e in basso i popoli, il loro diritto, la loro libertà, la loro sovranità. Noi non abbiamo mai avuto dubbi da che parte stare, a differenza di tanti altri, noi non abbiamo mai avuto dubbi su da quale parte si dovesse stare, e per questo ci hanno definito populisti, demagoghi, ci hanno detto di tutto, ma sapete cosa? Ma meglio populisti che lobbisti. Meglio populisti che lobbisti.